andremo a grandi velocità. Io raggiungo le mie massime con la signorina Trotinette. Tipo mi sto sfasciando. Fate tutti ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, compito della serata, riuscire a capire qualcosa di automobilismo. Parto da una base solida, tipo che non so, una fava. Prima Martinetti diceva gomme coperte. Cosa vuol dire gomme coperte? Che c'è sulla tela? Ma dai, vabbè. Come si dice, donne e motori, gioie e sapori. No, era gioie e dolori. Sapori, chissà cosa ci preparano. Perché qui non è che tutti d'estate vuol dire che per forza sia grigliata, no? Non mi aspetto polente brasato, ecco, diciamo questo. Allora, andiamo a Vezia. Non siamo invitati, perché ovviamente ci autoinvitiamo. A casa di Joelka Matias. Non so chi ci sarà, a dir la verità, Ok, la macchina la lasciamo qui. Ok, allora, arrivati siamo. Cancello. Permesso. Ci sono solo auto in questa casa, le persone sono state sbattute fuori. Ciao! Stavo dicendo, c'è poche macchine, le persone non ci sono. Maggiordomo, il conte in doccia. Il conte è in doccia, molto bene. Io da che salgo di qua? Sali. Ok. Ah, ma c'è dell'altra gente. Ciao, Serenia, piacere. Ciao. Ciao, piacere, sì. Ciao, piacere. Il maggiordomo invece si chiama? Davide. Ciao. Serena, piacere. Permesso. Joelka Matias, pilota. Nato a Lugano il 9 febbraio del 1981, comincia con il karting nel 1994. È stato due volte campione GT Open nel 2007 e nel 2009. Nel 2008 ha vinto la 24 ore di Spa, nel 2012 e nel 2016 ha partecipato alla 24 ore di Le Mans, gara che gli piacerebbe vincere. Stato attuale, crossfitter e bartender. Hello! Ciao! Cioè, sono perverso, mi hai detto! Io mi sono allenato, Io mi sono allenato, anche io l'ho allenato. Ciao, come va? Serena, piacere. Tutto bene? Sì. Allora, beh, Vania l'hai conosciuta la mia fidanzata, sì. Poi loro sono alcuni amici, altri ci raggiungono. Ho fatto fare, cioè abbiamo fatto fare, visto c'è cioè, il pane fatto. No, me lo stavo spiegando, a chilometro zero, cioè noi qua solo prodotti. Ma no, è vero, sì, quello è verissimo. Vabbè, questo no, è proprio. No, è vero, c'è solo Jim Bispino, tra l'altro, adesso. Grandissimo. Noi siamo queste sono è pane per hamburger, pagnottelle per hamburger. Quindi la cena è a base di hamburger. Incrocio Michele, stiamo uscendo da CrossFit. Da dove viene la carne di hamburger? Adesso ti metto in... Allora, la carne d'hamburger, non so, la provenienza è sicuramente svizzera. Okay. L'abbiamo presa, l'ho presa alla macelleria Luisoni, perciò prodotto assolutamente locale. Ragazzi, la casa è bellissima, e l'ambiente è carico a mille, la serata si prospetta veramente interessante e scoppiettante. Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle. Ciao! Daniele. Serena, piacere. Daniele, Michele. Cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Benvenuti. Salute. 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 Corazón malo camminando solo. Guarda le gnocche che stanno arrivando. Cucini tu? No, io. Ma però stai preparando? Beh,
è tutto pronto praticamente, bisogna solo cuocerlo, cioè qua solo. Guarda qua. Facciamolo assaggiare. Ay, baby, me dañaste il corazon. Ya no creo en el amor ahora. Ragazzi, ci manca poco che arrivano i pompieri per cucinare del bacon, praticamente fumo come se non ci fosse un domani. Gioco tipo che io ti dico com'è la prima volta che siete usciti, no? E poi lo chiedo a lui e vediamo se è la stessa roba. Lui sicuramente non se lo ricorda. E appunto, ma non me lo ricordo io, figurati. No, e neanche il primo bacio. Ma è un coperchio. Ah, il primo bacio sì. Ok, allora vai con quello. Dove? In macchina. Vai, piano. La sua macchina? No, la mia. Ok. Ma che roba? In zona qui? In zona... No, no. Invito al mio ristorante. E ha preso lui l'iniziativa, l'hai presa tu? Ma forse io. Grandissima. Sì, sì. Ok, dopo glielo chiediamo e vediamo se sì. Sedetevi pure ragazzi. Ok. Adesso faccio quella che non ne sa niente, perché è vero, tu hai vinto qualcosa di importante. Cosa? Beh, sono campionati che magari te non dicono niente, ma... Appunto, per quello che adesso tu mi dirai... Cioè, già solo due partecipazioni alle MAN nel curriculum. Ok, quello non lo so, cos'è? Quello è già importante, poi il risultato purtroppo non è stato migliore, anche se l'ultimo anno eravamo, cioè l'ultimo anno che l'ho fatto nel 2016 eravamo in testa per 6 ore, poi abbiamo avuto un problema. Ho vinto GT Open 2 volte, un campionato europeo, ho vinto l'Alemann Series una volta, ho vinto il 24 di Spa, che è prestigio, molto prestigio. Sì, no, no, allora, faccio una premessa, io tutto quello che so è solo per via della Sherry, scolari. Ok. Perché tutto quello che fa lei, ovviamente noi lo seguiamo. Sì, sì, sì. Quindi le gare, il Nürburgring e tutte quelle cose lì. E allora bisogna sempre cioè distinguere un po' le varie tipologie. È chiaro, ai non addetti ai lavori, magari una Le Mans Series, una GT Open non dice niente, però sono campionati prestigiosi, senza nulla togliere a Sharon, la carriera è ancora molto lunga lassù. Oh, bene, oh, è molto più giovane di me, io ho 37 anni e sicuramente ho fatto una carriera, diciamo, più che discreta, ecco, sicuramente potevo fare meglio, ma potevo fare anche, cioè, potevo anche stare a casa. Ma sei bravissima, Molino! Sì, baby! Toro! Allora, una risposta secca per ogni domanda. Il momento più bello? No, allora, non voglio fare sentimentale, ma io ho perso mio padre l'anno scorso. Che aveva 69 anni, dunque è stato, mi manca ancora tantissimo, e quando nel 2009 abbiamo vinto il campionato, nell'ultima gara che appunto abbiamo vinto, lui non era presente, eravamo in Portogallo, ci siamo sentiti e per 10 minuti, nel senso perché anche era un grande appassionato di motori, siamo stati 10 minuti al telefono senza parlare ma piangendo, e sicuramente queste sono cose che non hanno prezzo e sono ricordi che rimarranno indelebili. Forse questo è il momento più bello. Aspetta, e merita un brindisi. Grazie. Salute. 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 Potete brindare anche voi. Salute. 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 Grande Gio. No, sono quelle emozioni che, ripeto, non sono indescrivibili. Se non le vivi, c'è una passione così che abbiamo vissuto, che tuttora io vivo. Ed è uno sport che amo, è indescrivibile, dunque questo è sicuramente un momento. Il più brutto? Il più brutto, quando ho avuto un incidente nel 2013, era a fine stagione, ho fatto forse l'unico incidente facendo gli scongiuri che ho fatto, che ho perso la conduzione. Ci conosciamo da due giorni, tipo.
non voglio sempre tornare su mio papà, perché non è quello l'argomento di mio padre. Prima gara, forse non avevo vedere. Però quando io ho ripreso coscienza e mi sono ricordato dove ero, dicevo, ma cavolo, oltre a capire dove fosse, perché io praticamente ho avuto un incidente nel pomeriggio, io mi sono svegliato a mezzanotte, ero in camera con lei in albergo, chiedendo a lei, ma dove sono? C'è una cosa molto brutta. Cosa facciamo qua, perché sono qua, eccetera, eccetera. Ma non si ricorda niente dal momento, penso che abbiamo preso l'aereo. E poi poco dopo che prendevo coscienza, dicevo, ma mio papà ha un problema, perché aveva un problema già di salute, no? E dunque scoprire per la seconda volta, mi sono ricordato per la seconda volta, come se fosse della prima volta che me lo dicessero, della malattia di mio padre. Ed è stato poco, cioè è stato anche quello un secondo shock. Dopo ripreso tutto quello che avevo fatto. Joel, magari ci tenevi a non sottolinearlo troppo, però abbiamo capito che il papi è una figura importante per te e per questo 10 punti in più. E sicurezza è stata una cosa poco piacevole, perché la macchina ha avuto tra l'altro un problema tecnico che il team non ha voluto riconoscere. Io avevo mandato anche a un perito tutti i dati della telemetria. Team che tu hai prontamente mollato. Era l'ultima gara, grazie a Dio. Ah. Dunque non ho neanche fatto la gara, perché la macchina è distrutta. E l'anno dopo chiaramente non mi sono accordato con altri, e loro non hanno voluto ammettere che c'è stato un problema oggettivamente. Poi, per mano di Dio, errori ne ho fatti anch'io alla guida, ma quello non era il caso. E questo è stato un momento un poco piacevole. La gara che vorresti vincere? Le mani. Questo è facile. La ragazza che vuole sposare, Vanya, cioè. Ah, vedi, volevo chiedere. Il matrimonio è in programma? Il 30 febbraio del 2019. Cos'è la risposta pronta? Tutto ciò, no, sì, vai, il 30 febbraio sono buona anche a me, da dire che massa fu suora. Non vale. Anno? Ma no, è il 30 febbraio, non esisterà mai. Non esiste. Allora, il primo bacio con Vanya. Attenzione, perché lei mi ha dato una risposta. Guarda che se sbagli già. Se non con bacio è grave. Non me lo ricordo. No, non vale. Non puoi appellarti o al quinto emendamento. Ma magari a porta. Ma se cattiva l'avete preparata prima questo. No, dai. Ti giuro, no. Come sempre le donne si ricordano le date. No, non mi ha detto data o cosa, mi ha detto solo come è capitato. Io ricordo un'altra cosa che non è il bacio, però non si può dire. Sì, no, non si può dire. Quindi non ti ricordi? No, onestamente no. No, cosa devo fare adesso? Adesso ci ha fregato. Poverina! Non mi ricordo, no, veramente. Io associo le mie anni di vita alle stagioni che ho fatto in auto, e sicuramente era un periodo che ero in attività, perché ero sempre in giro. L'altra domanda invece è andata luglio, agosto. Matrimonio, sì, quella è andato liscio. Sono andate tutte male, vedi. Il matrimonio è il 30 febbraio. Il bacio è forte. Ricordi? Vuoi dirmi qualcosa di Vanya? Fatemi piangere un po'. Allora, Vanya ha un difetto. Ecco. No, ma lei inizia col pregio. No, veramente. Ragazzi, se ancora non esiste Santa Vanya, subito. Il difetto di Vanya è che non gli piacciono le quattro ruote. Già. Gli piacciono le due ruote ed è una tifosa sfegatata di Marquez, che io... Yes! Di Marquez, ma è vero. Ovvio. Okay. Ma è odiosa, come fai? Ma l'hai visto? Tu sei tifoso di Valentino. Sì, a prescindere e che anche a me... di altro, ma che c'è brutto, qualcuno che... a cui ti ispiri? Allora, no, non ho nessun idolo, né mito. Neanche ex di Formula, non so, ma chiaro, mi aveva scioccato, perché eravamo, cioè, con mio padre, senza tornare su mio papà, a guardare la gara in diretta quando si è ammazzato Senna. Me la ricordo come se fosse ieri, perché Senna comunque a prescindere, era un grandissimo pilota, una persona splendida. E mi ricordo a Imola quel momento del 94 e stavamo guardando la gara e si era capito subito che era un gravissimo incidente. Oggi devo dire la verità, così per lo stile di vita un po' da piuttosto da artista del cinema, da celebrità, Hamilton mi piace piuttosto che tutti quei piloti che credono troppo, cioè, insomma, di
di essere troppo metodici come Vettel, che vanno fortissimo, però mi piace un po' la sregolatezza di Hamilton. Togli Sergio, che è uno di sono i miei fregi adesso. Ha ragione Vania, perché hai detto un difetto che non le piacciono a quattro ruote, almeno un pregio lo devi dire. No, ci stavo pensando, sinceramente, ieri che abbiamo litigato per l'ennesima volta, ieri o sabato. Si ama, questo è ogni pregio. Ma qui, ma anch'io l'amo, nel senso. Questo è un pregio che... Allora, nella nostra quotidianità, che spesso così anche per cose banalissime si litiga... È pepata la vostra quotidianità. Sì, ma bonariamente, cioè non ci prendiamo mai troppo seriamente. Infatti anche ieri ci siamo presi in giro e ho detto per due ore eravamo single, no? Poi così ci siamo ripresi a parlare dopo poco. Però ha veramente una quindi è una persona molto buona, cioè questo devo dire la verità, sì. Cioè, ho pensato no, ma, cioè a parte che è molto bella, ma è anche molto buona. Questo è leggero. Sì, è una persona di cuore, onesta. Io voglio capire perché loro sono là dietro. Ma io gliel'ho appena chiesto, loro il pur backstage, mi ha detto abbiamo deciso il backstage. No, guarda come stai pregando. Dietro è qui. Dietro le quinte, controlliamo che sia tutto in ordine. Allora, l'hamburger era ottimo, avevano ragione, le patate erano un po' calde, ma fa talmente caldo che si riscaldavano da sole. Una scelta molto complicata. Ultima vez che mexe a me. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. Com o bumbum. Vai treme o bumbum tam 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 tam. Grazie. Bacini, non abbracci e bacini. Abbracci con baci. Arrivo e vengo accolta dal maggiordomo tuttofare. Poi spunta uno chef panettiere, il padrone di casa che si mette a fare cocktail spaziali, il tutto in una bellissima casa al limitare del bosco. Voto all'accoglienza 6. Stuzzichini tipicamente ticinesi, hamburger a chilometro zero con una carne squisita, salsina fatta a mano e pasticcini buonissimi. Vogliamo trovare il pelo nell'uovo? Vania aveva ragione, se cominci a cucinare troppo in anticipo poi finisce che diventano fredde le patate. Voto al cibo 5,5. Tra i balli di gruppo, un po' di karaoke e il DJ set finale, l'atmosfera era davvero scoppiettante. Peccato per il tuttofare e il panettiere che si sono un po' isolati. Voto all'ambiente 5,5. Chi affetta i pomodori, chi prepara il formaggio, chi lava l'insalata, chi affumica il bacon e cuoce la carne e chi intrattiene gli ospiti. Insomma, una catena di montaggio perfetta. Voto all'organizzazione 6.